Un'idea del teatro si è perduta, nella misura in cui il teatro si limita a farci penetrare nell'intimità di qualche fantoccio e a trasformare lo spettatore in voyeur. È logico che l'elite lo abbandoni e che le masse vadano a cercare nel cinema, nella rivista e nel circo soddisfazioni violente, capaci di non deludere. Al punto di logoramento cui è giunta la nostra sensibilità, è evidente che abbiamo soprattutto bisogno di un teatro che ci svegli, nervi e cuore. Siamo qui con Elena Strada di Slow Machine e Rajiv Badan. Slow Machine, una nuova compagnia teatrale a Belluno, residenza teatrale, una nuova gestione. Come sta cambiando il teatro? Questa nuova forma di gestione tra la residenza teatrale bellunese e la Fondazione Teatri delle Dolomiti sta dando i suoi primi frutti. Forse questo di Belluno Miraggi è il primo progetto che è nato in seno a questa collaborazione. Il teatro sta diventando un luogo in cui più realtà iniziano a progettare e coordinare dei progetti e, come è stato detto, si spera che andando avanti questa collaborazione, questo coordinamento possa dare dei frutti in cui i soggetti residenti collaborino sempre di più per realizzare dei progetti anche comuni. Oggi avete presentato la vostra stagione 2015, un progetto che si basa su una visione globale. Quali sono i cardini di questa visione? E il cardine principale è anche forse nel titolo, il fatto di Belluno Miraggi, quindi dei miraggi appunto che prendono forma sul palco del Teatro Comunale di Belluno. E, il progetto è nato con una volontà di portare il meglio del teatro nazionale e internazionale. Di portare anche delle prime regionali, di cui ci sono appunto due spettacoli programmati che sono prime regionali, di portare giovani compagnie e di portare nuove drammaturgie e di portare anche degli artisti affermati sul panorama internazionale. Esatto. Parlavate anche di interazioni a livello territoriale. Di cosa si tratta? Noi stiamo cercando e vogliamo con questo progetto instaurare dei rapporti più stretti anche attraverso una programmazione che non sia una pura programmazione, una stagione teatrale come una serie di calendarizzazioni, di spettacoli, eccetera, ma che sia una possibilità di incontro, che sia una possibilità di crescita e di percorso, una realizzazione di incontri anche relativi alla formazione teatrale. La residenza teatrale per voi vuol dire vivere la città e vivere anche il teatro. Quali saranno queste attività, questi progetti? Instaurare un dialogo culturale, artistico, dal punto di vista teatrale, ma non solo, col territorio, col nostro operato e con la nostra programmazione, ma anche in dialogo con le programmazioni e le produzioni che vengono realizzate nel territorio. Appunto alcuni incontri che non saranno all'interno del cartellone della stagione, ma che saranno incontri off, diciamo, quindi eventi collaterali, che saranno, prima di tutto, stiamo cercando di organizzare la proiezione del film di Pippo Del Bono, Sangue, che è stato presentato al Festival di Locarno. Poi abbiamo in programma la realizzazione di un paio di laboratori su cui stiamo lavorando, su cui puntiamo molto, e oltre a questo laboratorio gestito dal Balletto Civile nella Casa di Riposo. E un altro evento collaterale inseriremo probabilmente una nostra produzione di cui abbiamo presentato un brevissimo estratto all'interno della giornata di inaugurazione qua della Residenza Teatrale Bellunese. Primo canto per voce tempesta. Scritto da Massimo Sgorbani e realizzato da noi, la nostra ultima produzione, e speriamo di riuscire a farlo all'interno di una delle chiese di Belluno.